Eccoci qua, siamo in diretta. Fatemi controllare prima se tutto bene, se è settato bene. Vediamo se siamo in diretta. Se mi sentite, lasciatemi un commento se sentite bene l'audio. Se mi vedete non è importante, però è importante che l'audio sia ottimale. Dovrebbe essere tutto ok, ho controllato anche lo smartphone. Allora, buonasera signori. Come promesso, facciamo questa diretta per innanzitutto per augurarci, darci gli auguri di buon Natale, di buone feste. Come vi dissi qualche giorno fa nel video del 10 dicembre, avrei fatto questa diretta per salutarci, per chiudere questo anno, per fare un bilancio di come è andato questo particolare 2020 per quanto riguarda soprattutto Resto al Sud, questo strumento di finanza agevolata che ormai conosciamo e che ha dato l'opportunità anche quest'anno di ottenere fondi per realizzare la propria attività imprenditoriale o per avviare, diciamo, l'iter e quindi aprire poi la propria azienda nel corso del 2021, quindi per il futuro. Facciamo un bilancio, vi do qualche informazione utile per quanto riguarda questa specifica misura e sui nostri servizi a supporto della preparazione della domanda Resto al Sud. Cosa aspettarsi dal 2021? C'è qualche rumors, c'è qualche voce proveniente da Roma, dal Ministero, più che dal Ministero, dal Parlamento, perché abbiamo letto qualche notizia proprio in queste ultime ore. Però da prendere con le dovute precauzioni, ne parliamo in questa diretta qualche minuto perché ho una consulenza breve, quindi dovrò essere abbastanza conciso. Allora, innanzitutto vorrei congratularmi con tutti i miei corsisti della Chiave del Finanziamento, questo servizio che ha aiutato molte decine di ragazzi, di giovani aspiranti imprenditori o imprenditori che già avevano avviato la loro attività. E hanno soffritto di questo corso per ottenere gli incentivi Resto al Sud. Questa misura ancora attiva, che rimarrà attiva anche dopo il 31 dicembre, quindi sfatiamo anche quest'altro mito che vuole. Ho sentito alcune voci, ho letto alcuni post, c'è qualcuno che dice che col 31-12 chiude la misura Resto al Sud. È falso, non è affatto vero, non ci è giunta alcuna notizia in tal senso. Resto al Sud c'è. Continuerà ad esserci anche da gennaio 2021. L'unica differenza al momento è che fino al 31-12, come dicevamo nello scorso video, possono partecipare anche le persone che hanno già compiuto 46 e alcuni 47 anni, 46 anni e 47 anni. Poi dal 1º gennaio del 2021, naturalmente questa regola cade e potranno presentare soltanto la domanda coloro che il giorno in cui presentano la domanda non abbiano ancora compiuto 46 anni. Quindi al momento mancano ancora, oggi è 23 dicembre 2020, quindi mancano ancora 8 giorni per i ritardatari, quindi vi esorto e vi incentivo a darvi una mossa perché il tempo sta per scadere. Però avete ancora l'opportunità di presentare anche voi la domanda. Quali sono queste voci di corridoio che girano? Allora, innanzitutto, abbiamo detto che la misura continuerà ad essere attiva anche dall'anno prossimo. Abbiamo letto, ne do notizia in quanto io ero specializzato in finanza agevolata e abbiamo curato questa misura Resto al Sud, quindi è doveroso darvi questa notizia che però, ripeto, prendete con le dovute precauzioni perché non è nulla di certo. Pare che sia stato firmato un emendamento da un parlamentare di un noto partito politico per allargare la platea agli under 55. Quindi c'è questa proposta presentata in Parlamento di estendere la misura Resto al Sud anche agli under 55, quindi allargare la platea degli aspiranti beneficiari. Ora qui ognuno farà le proprie, diciamo, trarrà le proprie conclusioni o comunque le proprie considerazioni. Io al momento mi astengo da dare valutazioni, benché me ne sia fatta ovviamente una riguardo questa proposta.
che è stata avanzata. Sicuramente può giovare a una gran fetta di persone, quindi di italiani, che possono accedere a una forma di finanza agevolata molto utile, perché ricordiamo che dà il 50% a fondo perduto. Ed è una rarità perché oltre al fondo perduto, che voglio dire non è una consuetudine in tutti gli strumenti di finanza agevolata, ma è una rarità anche perché oggi la finanza agevolata è quasi tutta preclusa a chi oggi ha 50-55 anni, voglio dire. Di solito agevolano i giovani imprenditori, i giovani aspiranti tali, quindi dare l'opportunità anche ai cinquantenni è una cosa che, diciamo, da un certo punto di vista può essere vista con favore, sicuramente. Sotto altri punti di vista potrebbe, a parer mio, creare qualche difficoltà, perché voglio dire, i fondi sono quelli, alla fine non sono fondi illimitati, a meno che non vengano ovviamente rifinanziati, quindi vengono stanziati ulteriori somme, ulteriori milioni per questa misura, al che non dovrebbe creare problemi. Quindi voglio dire, i fondi sono quelli, ovviamente se prima venivano spalmati su una fetta di popolazione tra i 18 e i 45 anni, adesso dovrà essere spalmata tra una popolazione che ha un'età, una fascia d'età compresa tra i 18 e i 55, però voglio dire, stiamo parlando ovviamente per ipotesi, perché non è nulla di certo, sono soltanto voci di corridoio, articoli letti qua e là sui giornali, e quindi non è nulla di certo, anche perché se dovesse essere confermata questa notizia, passeranno dei mesi affinché venga attuata questa nuova, diciamo, questa integrazione alla normativa Resto Sud. Però c'è qualcuno a Roma, un parlamentare, che ha manifestato questo interesse ad allargare la platea agli under 55. Vedremo l'anno prossimo come evolverà la situazione. Diciamo, a parer mio, sarebbero state altre le integrazioni o le modifiche a questa normativa. Ormai ci reputiamo esperti di questa misura, perché è da molto che ce ne occupiamo. E diciamo, conoscendo bene tutte le dinamiche, l'iter che un beneficiario deve percorrere per ottenere poi materialmente sul conto corrente i soldi che ha ricevuto, diciamo, tramite la lettera di ammissione alle agevolazioni, diciamo, io avrei, è un mio modestissimo parere, avrei apportato altre modifiche. Ad esempio, avrei snellito l'aspetto bancario, perché, come sapete, una volta ammessa alle agevolazioni, il beneficiario resta al momento beneficiario sulla carta, ma per arrivare ad ottenere ovviamente l'erogazione materiale dei soldi sul conto corrente della ditta o della società, deve attraversare, diciamo, un iter burocratico con la banca. Noi abbiamo ricevuto in questi mesi molti feedback dei nostri clienti e anche diciamo, degli utenti della nostra pagina Finstart, e ci siamo resi conto che non è stato agevole per tutti. Benché la misura sia eccezionale, l'ho detto molte volte e lo ribadisco, però dovrebbero, a parer mio, snellire un po' la parte, diciamo, relativa all'accesso del credito bancario, ovvero snellire tutte quelle procedure burocratiche per censire il cliente, per valutare la garanzia MCC, Mediocredito Centrale, i tempi per ottenere l'erogazione effettiva dei fondi stanziati da Invitalia sul conto corrente, quindi accorciare i tempi e snellire un po' di burocrazia. Questa è una prima cosa che avete fatto. Armonizzare la convenzione che l'ABI, cioè l'Associazione Bancaria Italiana, ha stipulato con Invitalia per questa specifica misura, l'avrei armonizzata un po' con tutte le banche aderenti alla convenzione. Mi spiego meglio perché dico armonizzare. Perché ci siamo resi conto, soprattutto durante il 2020, che ogni banca applica le proprie regole. Ora, posto che ogni banca, essendo un'azienda privata, diciamo, ha libero arbitrio sulle proprie decisioni, sulle proprie regole interne,
Però, già che c'è una convenzione stipulata con Invitalia, che ricordiamole è un organo del Ministero dello Sviluppo Economico, sarebbe stato, diciamo, più agevole armonizzare le regole per tutti gli istituti di credito. È seccante vedere che, faccio un esempio, UniCredit applica una regola più snella, mentre Intesa San Paolo applica magari altri tipi di regole più lunghe rispetto a un'altra banca, piuttosto che MPS che può chiedere garanzie reali laddove non sono previste dalla normativa. Non vado oltre, però ci siamo capiti. Quindi io avrei apportato questi tipi di modifiche alla normativa Resto al Sud. Poi è chiaro, allargare la platea ad altri tipi di beneficiari sicuramente è un vantaggio, però c'era qualcosina ancora prima da sistemare a livello, diciamo, burocratico. Questa è la prima cosa che mi è venuta in mente, quindi snellire la procedura bancaria per permettere ovviamente a chi ha ottenuto l'ammissione dell'agevolazione di arrivare velocemente a realizzare il proprio piano di spesa, il proprio piano degli investimenti. Se oggi mi date l'approvazione di un progetto per 100.000 euro perché voglio realizzare la mia fabbrica non lo so, di scarpe, faccio un esempio, e devo aspettare 6 mesi tra carte che vanno avanti e indietro, la banca che mi chiede la garanzia, l'altra che non me la chiede, se quello me la chiede devo chiudere il conto corrente, devo rivolgermi a loro, devo andare alla ricerca della banca che è disposta a rispettare la convenzione con Invitalia, quindi a non chiedere garanzie reali, ma semplicemente al massimo una fideiussione personale, già ho perso i primi 2 mesi di tempo alla ricerca della banca. Poi, una volta individuata la banca, devo censirmi, quindi raccogliere tutta la documentazione. Il coronavirus quest'anno ci ha messo lo zampino e quindi là purtroppo alziamo le mani perché naturalmente la macchina burocratica si è rallentata ulteriormente, una macchina che già era un po' lenta prima e quindi diciamo quest'anno alcuni imprenditori hanno lamentato questa lentezza del processo post-approvazione, perché ricordiamo, una volta avuta l'approvazione non significa avere i soldi il giorno dopo sul conto corrente. Una volta avuta l'ammissione all'agevolazione, bisogna avviare ovviamente l'iter bancario. Quindi quello, secondo me, a parer mio, dovrebbe essere un po' snellito ed armonizzato con tutti gli istituti di credito presenti sul territorio nazionale. Però vediamo adesso come evolverà, questo 2021. Speriamo in questo vaccino che dovrebbe risolvere, questo problema che ha creato non poche difficoltà anche a coloro che volevano iniziare ad investire quest'anno, però hanno, diciamo, molti nostri clienti e corsisti hanno presentato quest'anno la domanda, hanno ottenuto l'esito di ammissione alle agevolazioni, alcuni non hanno ancora ottenuto i fondi, però vista la situazione non è stato, diciamo, un problema perché nella sfortuna complessiva, la fortuna di dover attendere per forza di cose lo sblocco di queste restrizioni dovute all'emergenza sanitaria. Quindi bisogna aspettare poi qualche mese affinché mi rivolgo soprattutto alle attività dell'hospitality, quindi le strutture ricettive, i ristoranti, le pizzerie, i B&B. Quindi sono tutti progetti approvati, quindi con fondi stanziati, non ancora erogati, quindi che potranno attendere con calma la fine di questa pandemia, affinché poi nel 2021 con calma possano realizzare il proprio piano degli investimenti e aprire le porte della propria attività. Quindi vediamo come evolve. Altra nota importante, quindi quest'anno, diciamo come vi dissi l'altra volta, facciamo un riepilogo molto veloce. Avrei voluto farvi vedere un po' di dashboard di come sono andati i nostri progetti, però ragazzi, credetemi sulla parola perché voglio dire, tecnicamente dovrei condividere lo schermo e farvi vedere i diagrammi. Non di facile comprensione, però facciamo un riepilogo molto veloce. Allora, quest'anno, nonostante il coronavirus, diciamo, non ci possiamo lamentare. Abbiamo lavorato molto con le misure di Invitalia, dell'organo del Ministero, tra cui nuove imprese a tasso zero, Smart Start Italia, Self-Employment, Resto al Sud, naturalmente.
per un totale finanziato, quindi il totale delle agevolazioni ammesse dei nostri clienti complessivamente, dico loro ovviamente che ce l'hanno comunicata perché una fetta non c'è ignota perché non ci abbiamo nulla da mostrarvi purtroppo, cioè non abbiamo avuto comunicazione dei beneficiari, però il dato complessivo è di 8.579.435 euro ammessi alle agevolazioni, di cui 1.627.452 euro tramite il corso La chiave del finanziamento, cioè coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni sulla misura Resto al Sud e che hanno utilizzato il nostro corso La chiave del finanziamento, e di 1.415.870 euro, sempre per Resto al Sud, però il classico Done for You, cioè tutti i progetti che abbiamo fatto noi internamente, quindi che si sono voluti affidare a noi col pacchetto premium, cioè il pacchetto in cui ci occupiamo noi dalla A alla Z e quindi facciamo la progettazione in sede. Poi altri finanziamenti per 2.364.115 euro con l'ausilio ovviamente di tutti gli altri collaboratori della Finstart, quindi tutti i progettisti della Finstart, che inglobano le varie misure di non solo di finanza agevolata, ma anche di crediti per l'autoimprenditorialità, quindi microcredito, finanziamenti aziendali per startup, i self-employment, che è un'altra misura di finanza agevolata che finanzia le attività di commercio, sempre gestita da Invitalia. E quindi diciamo il totale, il gran totale da questo. Ora, un altro dato che volevo condividere con voi è che i corsisti della chiave del finanziamento, quindi coloro che hanno beneficiato di questo 1.600.000, sono stati complessivamente 79, però diciamo il dato si riferisce a 47 copie del videocorso venduto, perché 32, quindi 47 più 32, 70, diciamo 80, presumo che entro il 31-12 supereremo questa soglia. 47 si riferisce al dato, più 32 di cui non abbiamo ancora ricevuto la notizia, cioè il dato dell'ammissione, diciamo, delle agevolazioni. Quindi i dati certi sono questi qua. 28 sono i progetti gestiti internamente da noi, sempre per quanto riguarda la misura Resto al Sud. Altri 14 invece inglobano Nito, cioè nuove imprese a tasso zero, Smart Start Italia, e gli altri, self-employment e quelle diciamo per l'autoimprenditorialità. Questi sono i dati diciamo molto succinti di come è andato quest'anno. Non ci lamentiamo, è andato molto, molto bene. Ovviamente poteva andare meglio, ci ha messo lo zampino di questo maledetto virus, il coronavirus, però vedremo nel 2021, speriamo che il vaccino risolva questo problema in modo tale che possiamo aiutare quante più persone possibili, quanti più imprenditori possibili. Questo era un dato. Un'altra informazione che volevo darvi, come già sapete, fra qualche giorno scade l'offerta lancio della chiave del finanziamento, quindi mi rivolgo ai ritardatari, affrettatevi, prendete il corso, anche perché poi alla fine potete tranquillamente vederlo, seguirlo, utilizzarlo, usufruirne come preferite nel corso del 2021, quindi io non mi lascerei scappare l'offerta che è ancora a 6,97, quindi fra qualche giorno la dovremo aumentare, quindi tornerà al prezzo originario. Ripeto, la potete prendere adesso, sfruttare l'offerta che ancora c'è per qualche giorno e poi magari utilizzarla con gennaio, all'inizio dell'anno nuovo, oppure la prendete con comodo quando ritenete più opportuno nel 2021, perché la lasceremo ancora naturalmente ancora disponibile. Un'altra informazione è che stiamo registrando un nuovo modulo del videocorso, La chiave del finanziamento, è un modulo specifico per la preparazione al colloquio, quindi vengo incontro a tutti coloro che ci hanno chiesto appunto un aiuto per la preparazione al colloquio. Sapete che c'è un servizio oggi dedicato,
in consulenza privata, quindi coloro che hanno già ricevuto l'ammissione alle agevolazioni e devono prepararsi ad affrontare il colloquio conoscitivo con i valutatori di Invitalia, possono rivolgersi a noi oggi in sede, diciamo, di consulenza privata e tramite sessioni via Skype, vi aiutiamo ad affrontare al meglio questo colloquio che, ricordiamo, è parte integrante di tutta la valutazione del progetto di impresa. Quindi oggi è attivo un servizio, potete scrivere a studiofinstart@gmail.com o scorrere sulla nostra pagina sotto qualche video, sotto qualche post c'è il servizio dedicato per la preparazione al colloquio. Ciò nonostante, visto che ce ne sono arrivate molte di queste richieste, abbiamo deciso di registrare un ulteriore modulo che inseriremo nel videocorso La chiave del finanziamento, dedicato alla preparazione del colloquio. È una registrazione bella corposa, che vi dà tutti gli strumenti per affrontare il colloquio senza problemi. Naturalmente l'integrazione è gratuita per chi già ha il videocorso e quindi è in procinto di affrontare il colloquio. Ve lo troverete direttamente accedendo alla piattaforma Kajabi, quindi accedete con le vostre credenziali. Chi già ha acquistato il videocorso se lo trova gratuitamente senza dover pagare nulla, ovviamente. Quindi se lo trova già attivo, non adesso perché lo stiamo finendo di registrare, però fra qualche giorno datemi il tempo di appuntare gli ultimi dettagli, se lo troverà in uno degli ultimi moduli, quindi scorrendo la lista del videocorso lo metteremo verso la fine, quindi si chiamerà appunto preparazione al colloquio, una cosa del genere. Durerà più o meno un'ora, è un modulo di circa un'ora e in automatico chi già ha il videocorso se lo trova gratuitamente inserito accedendo sulla propria piattaforma Kajabi. Naturalmente lo lasceremo attivo per i futuri corsisti, quindi per chi intende acquistare da oggi in poi il videocorso, se lo trova naturalmente già bello pronto all'utilizzo. Questa è quanto, quindi le novità per il 2021, c'è qualche notizia di corridoio, nulla è ancora certo Ah, c'è qualche commento però. Vediamo un po'. Allora, perché io ancora non riesco a capire come vederli. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Io sono delle dovete fare qualcosa per Crotone. Allora, vediamo un po'. Teresa, cosa intendi per si trova all'ultimo posto della classifica. Non ho capito cosa intendi per l'ultimo, cioè non c'è una classifica. Forse ti riferisci alla questione bancaria? Perché Resto al Sud non dà una classifica. Ah, sicuramente è una bellissima città. Però fammi capire bene cosa intendi. Forse intendi, aspetta, forse ho capito a cosa ti riferisci. Aspetta un attimo, fammi controllare una cosa. Forse ho capito. No, nemmeno a livello bancario c'è una. Teresa, scrivici in privato, non ho capito, oppure lascia un altro commento perché non c'è una classifica, ovviamente. Resto al Sud è per tutte le regioni del Sud Italia in maniera indiscriminata, voglio dire, non c'è una provincia preferita rispetto ad altre, assolutamente. Cioè, una volta presentata la domanda, la valutazione concerne il progetto di impresa. È chiaro che verrà valutata anche l'area geografica di riferimento, ma il valutatore non discrimina province rispetto ad altre, assolutamente. Cioè non è che dicono, ok, ho due progetti di una pizzeria, una proviene da Bari e l'altra proviene da Reggio Calabria, non è che preferiscono quella, la prima perché proveniente da Bari rispetto a Reggio Calabria, non è quella, non concerne su, non verte sulla la provincia o la sede, la valutazione del progetto, quindi non decidono se approvare un progetto in base a dove è localizzato. La localizzazione è importante, ma in relazione a tutto ciò che abbiamo scritto nel progetto, quindi a chi sono i nostri clienti, dove sono localizzati i nostri clienti, perché
Perché abbiamo scelto quell'area geografica? È chiaro che se, faccio un esempio assurdo, decido di localizzare la mia sede su una montagna, qualsiasi, e dico che voglio realizzare un ristorante di pesce, perché a chilometro zero, faccio un esempio, è chiaro che il valutatore due domande se le fa. E dice, ok, tu disti 200 km dalla costa, 100 km dalla costa, mi dici a chilometro zero, quindi fammi capire bene come pensi che il pesce fresco possa arrivare al tuo ristorante, quindi dovremmo andare con più difficoltà a giustificare la filiera. Ti ho fatto un esempio per farti capire, ma non c'è un territorio preferito rispetto ad altri in tutto il Sud Italia, non c'è questa discriminazione, a meno che non ho capito bene a cosa ti riferisci, però presumo che tu voglia dire questo, quindi tranquillamente. Quindi la cosa importante nel progetto è spiegare bene cosa si vuole realizzare. Un consiglio che do nel videocorso è che posso, diciamo, oggi facciamo una cosa, oggi do qualche pillola della chiave del finanziamento. È Natale, quindi è giusto che vi faccia un regalo, quindi qualche regalo per coloro che ancora non hanno preso il videocorso o erano in procinto di. Regaliamo qualche, diamo qualche pillola gratuita. Allora, innanzitutto per realizzare un buon progetto di impresa, a prescindere dal resto al sud, quindi qualsiasi tipo di business plan che dovrà essere presentato o alle banche o a investitori per il nostro progetto di impresa, è comunicare cosa si vuole realizzare. Sembra banale questa frase, ma se ci riflettete non lo è. Per noi è scontato, ovviamente, se io voglio realizzare, se sono un esperto di produzione di scarpe, facciamo l'esempio di prima, è chiaro che per me molti passaggi sono scontati, ma dobbiamo rendere chiaro, semplice, snello e trasparente tutto il processo di produzione agli occhi di chi ci sta finanziando o chi dovrebbe finanziarci. Dobbiamo spiegare bene nel dettaglio cosa vogliamo realizzare, perché non è detto che il nostro interlocutore ne conosca il nostro settore o conosca il nostro lavoro. Quindi, anche se è un'attività apparentemente semplice, uno dei segreti per compilare correttamente il proprio piano di impresa, la propria domanda di finanziamento, è spiegare nel dettaglio e con parole più semplici possibili cosa vogliamo realizzare. Cosa vogliamo fare con questi soldi che stiamo chiedendo, che ci verranno di qui a poco finanziati, che ci verranno erogati? Quindi spiegare nel dettaglio. Anche le attività più semplici è opportuno spiegarle, come si suol dire, col cucchiaino. Quindi facciamo finta di parlare con una persona che ha difficoltà, passatemi questa metafora, difficoltà di comprendere bene cosa vogliamo fare. Quindi dobbiamo cercare, un bambino, ecco, più o meno, cerchiamo di spiegare bene cosa vogliamo realizzare in modo tale che la lettura del nostro progetto sia quanto più semplice e agevole possibile. Se iniziamo invece ad usare termini aulici, tecnicismi, complicati, l'interlocutore già durante la lettura si stanca o comunque legge le nostre varie sezioni, se ci vogliamo riferirci alla chiave al resto al sud, inizia a leggerlo con più, come dire, non dico svogliatezza, però non gli rendiamo facile il compito. Quindi, giacché sarà lui a decretare se siamo meritevoli o meno del finanziamento, dobbiamo rendergli la vita facile. Quelle 2 o 3 ore che dedicherà alla lettura del nostro progetto, per lui dovranno essere semplici, immediate, quindi dovranno capire subito cosa vogliamo realizzare senza usare parole difficili, senza usare troppi tecnicismi, ovvero possiamo usarli, ma dobbiamo dettagliarli e sviscerarli in maniera più semplice possibile. Altra cosa importante è capire se abbiamo i requisiti per svolgere quel tipo di attività. Un errore che molto spesso viene commesso da coloro che in consulenza privata, a volte mi arrabbio, ma mi arrabbio, diciamo, a fin di bene, è che spesso mi dicono che io
So che ci sono questi fondi, vorrei provare a chiedere un finanziamento. Cosa si può fare? Quella è la domanda che l'ho detto in qualche video di qualche mese fa. Non è il punto di partenza migliore. Dire vediamo cosa possiamo fare o Felice, consigliami tu cosa fare, ma non è quello il punto di partenza, perché le attività ammissibili sono migliaia. Ma devi partire dalle tue competenze, dalle tue esperienze, una tua passione che hai, che magari nutri da anni, quello è il punto di partenza e su quell'idea devi poi sviluppare tutto il progetto. Ma non è sufficiente sapere che ci sono dei fondi, milioni di euro, miliardi di euro stanziati, proviamo a chiederne 200, cosa possiamo fare? Apriamo una pizzeria se non ho mai preso un panetto in mano. Che ne so, piuttosto che apriamo un centro estetico se non so truccare nemmeno cioè, non voglio dire, bisogna partire dalle proprie esperienze oppure dalle proprie competenze, chiedersi cosa so fare. Io sto per chiedere un finanziamento per la realizzazione di un B&B. Ho esperienze nella gestione magari di un hotel piuttosto che di un affittacamere, o quantomeno so bene come strutturare tutta l'organizzazione, la futura organizzazione aziendale. Queste cose non solo vanno scritte nella domanda, ma vi verranno anche chieste durante il colloquio frontale con Invitalia. Quindi sono domande a cui dovete saper rispondere. Quindi improvvisarsi oggi imprenditori è un rischio. È un rischio non solo in termini economici, è un rischio anche in termini di tempo, perché voglio dire, preparare la propria domanda con il nostro aiuto, naturalmente con il videocorso, la chiave del finanziamento, può avvenire in pochissimi giorni. Però dopo c'è tutto l'iter bancario da seguire, quindi se non vi viene ammessa le agevolazioni, considerate la perdita di tempo che avete conseguito. Quindi è importante chiedersi cosa so fare, cosa vorrei realizzare, ho mai avuto esperienze in questo settore? Se sì, ok, ne possiamo parlare. Potete iniziare a sviluppare il vostro progetto di impresa e quindi metterlo su carta. Metaforicamente parlando, perché come sapete, Resto Sud va presentato solo ed esclusivamente online tramite la piattaforma Invitalia. Ok, quindi questa è una cosa, un altro consiglio importante e utile che posso darvi. Essere semplici nell'esposizione, chiari, partire dalle proprie esperienze oppure dalle proprie non solo esperienze lavorative, oppure una propria passione, una propria competenza, avere le idee chiare su ciò che si vuole realizzare e non commettere l'errore di provare a chiedere un finanziamento. Non credete, ecco, questa è una cosa importante, non credete a tutte quelle persone che vi dicono, come la ragazza di prima che diceva il fatto di Crotone che è discriminata, magari è l'ultima in classifica rispetto all'altro, non credete alle persone che vi dicono che un settore è meglio visto agli occhi dei valutatori rispetto ad altri settori. Cioè, non è che c'è un settore che finanziano di più rispetto a un altro. Benché quest'anno il coronavirus abbia complicato, abbia reso difficile la vita ai ristoranti e ai B&B, ma questa è una, diciamo, è a prescindere dalla finanza agevolata, è a prescindere dal Resto al Sud. Anche le aziende storiche hanno avuto questa difficoltà. Ma la valutazione che viene fatta in sede di domanda, quindi da parte di Invitalia, è trasversale e non discrimina un settore rispetto ad un altro, come non discrimina un'area geografica rispetto a un'altra, assolutamente no. Quindi non commettete l'errore di dire ok, proviamo a chiedere un finanziamento per la realizzazione di un ristorante. Piuttosto che non lo so, di una ludoteca perché i ristoranti li finanziano di più o viceversa, assolutamente no. Voi partite dal vostro desiderio, cioè cosa volete realizzare? Partite dalle vostre esperienze, magari siete esperti in quel campo, perché dedicarvi ad altro pensando erroneamente che quell'altro settore venga finanziato di più? Non so se sono stato chiaro. Quindi non abbiate di questi timori e non credete alle sciocchezze che girano online, che girano sui gruppi Facebook, che girano da persone che non sono esperte della materia e che non hanno mai redatto un piano d'impresa. Ecco, la cosa triste che io noto, che ho notato soprattutto quest'anno, è che da un lato il coronavirus ha avvicinato molte persone ad internet,
all'utilizzo delle piattaforme, all'utilizzo di Skype, delle piattaforme di condivisione. Dall'altro, però, per diciamo causa di forza maggiore, ha allargato anche la platea dei millantatori, io così li chiamo, cioè coloro che parlano, 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 diciamo, vantano di essere esperti di una determinata materia, in questo caso della finanza agevolata, ma non hanno mai redatto in vita loro un piano d'impresa. Quindi occhio, non date per oro colato tutto ciò che sentite online. Informatevi, chiedetevi se quella persona realmente ha esperienza nel settore, se è realmente un professionista esperto di quella materia, se conosce quella materia, perché vi posso garantire che una bella fetta di questi oratori che troviamo online, sui gruppi, su YouTube, addirittura qualcuno l'ho trovato lì, parla, 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 poi vai a vedere, non ha contezza di quello che dice. Dice cose giusto per dare, come si suol dire, fiato alla bocca, per farsi bello, piuttosto per riempire quella mezz'ora di video, ma con notizie fuorvianti che non aiutano né chi ascolta il video e né lui. Perché alla fine, voglio dire, i nodi vengono a pettine. Se dici una sciocchezza come il fatto che Resto al Sud finanziano più un settore rispetto a un altro, questa è una sciocchezza grossa quanto una montagna, perché non è vero, assolutamente non è vero. A meno che, voglio dire, a prova di smentire, ma io non credo assolutamente che sia così. Noi, diciamo, tra i nostri clienti abbiamo progetti approvati di settori tra i più disparati. Produzione, ristorazione, B&B, anche quest'anno, nonostante il coronavirus, sono stati approvati progetti di ristoranti, nonostante le difficoltà. Ecco perché prima vi dicevo, quest'anno è stato utile per mettere giù le basi di un progetto imprenditoriale. Il ristorante ha messo le agevolazioni durante il 2020, ha messo le solide basi per avviare l'attività l'anno prossimo. Oppure la seconda metà del 2021, ancora meglio, perché l'iter, ripeto, dura mesi. Una volta messa l'agevolazione, passerà un po' di tempo per avere l'effettiva erogazione del finanziamento. Una volta avuta l'effettiva erogazione del finanziamento, bisognerà naturalmente realizzare il piano di spesa. E la realizzazione di un piano di investimenti di 100.000 euro non è che si fa in 2 giorni. Bisogna contattare i fornitori, bisogna mettersi d'accordo con i pagamenti, un fornitore magari consegna in 30 giorni, l'altro consegnerà in 60 giorni, bisogna mettere a punto tutto l'organigramma aziendale in modo tale da poter aprire in maniera, diciamo, perfetta, senza omissioni che possano compromettere o pregiudicare l'esercizio dell'attività economica. Quindi non date retta a tutti coloro che parlano online perché c'è una parte di professionisti che ne capiscono ed altri invece che io sinceramente stanno lì, parlano e dicono sciocchezze, ma non ho capito il loro scopo ultimo qual è, perché mi è ignoto, voglio dire, non ha alcun beneficio parlare di cose di cui non si conosce la materia in maniera più o meno approfondita, io direi anche approfondita forse è il caso. Quindi, occhi aperti, affidatevi soltanto a persone serie ed esperte di quella specifica materia. Un altro piccolo consiglio: non affidatevi ai tuttologi, cioè a coloro che dicono di conoscere qualsiasi cosa. Sarebbe il caso, sarebbe preferibile rivolgersi a persone che conoscono quella specifica materia e che non si occupano di altro. Io, noi della Fistart, ci occupiamo di finanza agevolata. Stop! Non ci occupiamo di contabilità, non ci occupiamo di tributi, non ci occupiamo di fiscalità, benché in consulenza naturalmente dispensiamo consigli utili perché nel nostro team ci sono persone competenti, e quando dico competenti dico competenti, cioè ad alti livelli, su gradi più alti delle certificazioni che si possono avere in determinate materie, esempio una fra tante del diritto commerciale interno e internazionale, ma mi devo fermare qui per non dare ulteriori informazioni che possano, diciamo, ledere la privacy di qualcuno. Però ci occupiamo solo ed esclusivamente di finanza agevolata a 360 gradi. Cosa intendo? Rimaniamo sempre in quel campo, quindi non ci occupiamo solo di Resto al Sud.
Est o Sud, tutti gli strumenti finanziari gestiti da Invitalia e non solo. Quindi, occhi aperti, io ho finito le informazioni che vi ho dato, approfittate di questi ultimi giorni dell'offerta lancio la chiave del finanziamento. So che ci sono ancora persone che stanno lì, che si girano i pollici ancora ad aspettare. Approfittate, oggi è a 6,97, salirà. Ancora non sappiamo la cifra precisa, ma dovrebbe tornare a una cifra intorno ai 1000 euro. Il mio consiglio, prendetelo oggi il videocorso La chiave del finanziamento per Resto Sud. Senza fretta, iniziate magari a seguirlo dopo le festività, da gennaio, febbraio, quando volete. Nel corso del 2021 starà lì, è vostro, lo potete sempre utilizzare. Il supporto dei nostri progettisti continuerà ovviamente ad esserci. Una volta acquistato il servizio, quindi una volta preso la chiave del finanziamento, accedete automaticamente alle consulenze private con me, con i nostri progettisti, anche dopo il 2020, quindi anche dopo il 31-12 del 2020. I 46enni, alcuni 47enni, affrettatevi perché il 31-12 scade per voi questa opportunità di presentare la domanda. E niente, il bilancio l'abbiamo fatto. Vi auguro buon Natale con la speranza, naturalmente, credo che sia così, siamo fiduciosi che il 2021 sia naturalmente migliore di questo 2020. Ok? Un caro saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!